Ci troviamo in Contrada Bottiglieri e precisamente accanto al pozzo idrico che alimenta quasi l'intera città di Lentini. Ma qual è il problema? Il problema è gravissimo. Perché? Perché questo gabbiotto che vedete accanto a me, alla mia postazione, dovrebbe essere chiuso, dovrebbe essere chiuso con un lucchetto. Invece, seguitemi. Questa è la porta è aperta, quindi non è lucchettata, non è chiusa, quindi chiunque può entrare. Entriamo. Naturalmente si tratta di una situazione a grande rischio anche per l'incolumità, per la salute dei cittadini, perché questo tubicino che vediamo serve ad iniettare il cloro nel pozzo e quindi per disinfettare l'acqua. Mettiamo il caso che uno qualsiasi entri in questo gabbiotto del pozzo Bottiglieri, taglia il tubicino e inietta invece del cloro qualche liquido più pericoloso per la salute dei cittadini. Cosa succederà? Si tratta di un fatto grave di quello che vi stiamo parlando, perché il pozzo Gangemi dovrebbe essere inaccessibile a chiunque, invece non lo è. Non lo è perché appunto manca il lucchetto, la porta è aperta e chiunque può entrare. E anche i motori elettrici non sono in sicurezza in questo pozzo. Questo per esempio è un cavo della massa a terra, quindi un cavo indispensabile per l'incolumità di chi opera in questa zona. Invece, come vediamo, è completamente isolato, staccato, per cui non ha nessuna funzionalità per quanto riguarda la sicurezza e quindi l'incolumità di chi opera qui. Quindi un pozzo comunale alla mercé di tutti, dove tutti possono entrare e tutti possono fare quello che vogliono.